Adesso il teatro che incontra l'arte del fumetto nello spettacolo L'Oreste, quando i morti uccidono i vivi. Una storia drammatica ispirata alla tragedia di Eschilo, ma sorprendente per l'originalità. Ce ne parla Paola Marinozzi. Vai sulla luna, Oreste, e divertiti con gli extraterrestri. Sei sempre sveglio. C'è un solo attore in scena, ma non è un monologo, piuttosto un'insolita sperimentazione tra teatro e fumetto. È Graphic Novel Theater. Claudio Casadio è Oreste, un internato da 30 anni, prima in orfanotrofio, poi in manicomio. Il drammaturgo Francesco Niccolini affronta il mondo della malattia mentale con delicatezza, alternando momenti drammatici e comici a momenti di tenerezza per un uomo perso, abbandonato, che non dorme mai. Nella stanza i fantasmi prendono vita con i disegni animati di Andrea Bruno e una sapiente regia di Giuseppe Marini li fa interagire come presenze quasi reali. Non sei stato molto fortunato, povero Oreste. Leggerezza del fumetto intrecciata alla tragica sorte di un'Orestiade contemporanea. Il bambino rifiutato, provato dalla morte della sorellina, dall'assassinio del padre, dal tradimento della madre e che si abitua a vivere tra ombre e illusioni nel silenzio di un dio muto e disinteressato. Lo spettacolo è originale, potente, sta riscuotendo apprezzamenti di pubblico e critica e continuerà la sua tournée nazionale nel corso del 2022.